Negli episodi precedenti di A Tutto Monster Reality. I mostrocampeggiatori hanno dovuto passare un giorno intero legati ad un altro concorrente. Molti si sono trovati bene, mentre altri per vincere hanno dovuto sabotare altri concorrenti. Ma alla fine, mentre Operetta cercava di portare avanti il suo piano per sabotare Frankie, è stata Claudine ad autoeliminarsi per salvare la sua amica. Sarà la sfida di oggi, scopritelo solo qui su A Tutto Monster Reality. Back from the dead. Avantidius, non potrai ignorarmi per sempre. Prima o poi mi devi dire che cosa ti passa per la testa. Non ci tengo. Frankie, lascialo stare. Ci sarà un motivo per cui non ti vuole parlare. Fattene una ragione. E scommetto che questo motivo si chiama Operetta. Basta, Frankie. Ti ho detto basta. Non mettere Operetta in mezzo se la colpa è solo tua. Ma io... Ora che sono riuscita a metterli l'uno contro l'altro, Frankie è molto più vulnerabile e anche Deuce. Sarà un gioco da ragazzi soffiar loro la vittoria. Mi è veramente deluso, Deuce. Pensavo che tra noi poteva funzionare. Non finché mi tieni nascosto un altro ragazzo. Ma di che cosa stai parlando? Lo sai benissimo, non far finta di non capire. Se stai parlando di Jackson, sappi che tra noi è finita. Molto tempo prima che iniziassi a partecipare al reality. Certo, come no? Vallo a raccontare a qualcun altro, io non ci casco. Operetta l'ha detto solo per ingannarti. Ma tu, di chi ti fidi? Di me o di lei? Come pensavo. Sei una vera delusione, Deuce. Attenzione, mostrocampeggiatori. Preparatevi, la sfida di oggi sta per iniziare. Sono pronta per una nuova vittoria. Spectra, che cosa c'è? Secondo me dovresti delle scuse a Venus. No, è lei che dovrebbe scusarsi con me. Ma di che cosa? Lei non ha mai provato a sabotarti. No, ma sono sicura che l'unico motivo per cui non l'ha fatto è perché non ha mai avuto occasione. Dalle l'occasione e sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa pur di vincere. Beh, ma questo non ti giustifica. Finché non accadrà, la colpa sarà sempre tua. Quindi forza, va a giustificarti con lei. Ma... Vai! Laguna, non so se l'hai capito, ma questo è un reality. Non è un posto in cui possiamo restare tutti quanti amici per sempre per la vita. Lo so che è un reality, Spectra. Ma secondo te, l'ha detto anche Nefera, è meglio avere alleati o nemici? Mi sa che Laguna ha centrato il punto della situazione. Che strano, l'ho sempre sottovalutata. Invece è una concorrente che sa il fatto suo. Venus, mi voglio scusare per quello che ho fatto. Non avrei dovuto. Accetti le mie scuse? Non lo so. Sì, dai, le accetto, è meglio così. Ah, grazie mille. Sì, certo, come no? Io le sue scuse non le accetto. Sarei potuta essere eliminata in quella puntata. Mi dispiace, Spectra, ma sta per arrivare una bella vendetta per te. Ehi, smettetela di zoomare. Smettetela! Campeggiatori, è il momento della sfida. Vi aspetto nella sala delle sfide. A tra poco. Benvenuti, mostrocampeggiatori. Wow! Devo dire che questo reality ha fatto molte vittime. Siete rimasti solamente in 6. Ah, ancora ricordo quando eravate 19 disperati mostrocampeggiatori. Quasi mi viene da piangere. Ad ogni modo, nella sfida creativa di oggi, dovrete improvvisarvi come musicisti o come cantanti. La scelta sta a voi, ma cominciamo subito. Deuce e Operetta,
devono avere un vantaggio in questa sfida e il vantaggio sarà quello che potrete avere a disposizione o uno strumento a vostra scelta oppure un microfono speciale che farà risuonare la vostra voce in maniera molto più gradevole. Operetta Dius, adesso vi chiedo, volete suonare o volete cantare nella sfida di oggi? Io voglio suonare, mi sembra ovvio. Richiedo una chitarra elettrica professionale, grazie. Sarà fatto. E tu, Dius, che cosa vuoi? Non me la cavo molto bene a cantare, quindi vorrei anche uno strumento. Potrei fare qualcosa alla pianola elettrica, ad esempio. Me la cavo abbastanza bene. Va bene. Richiesta accettata. Per quanto riguarda voi, io non ho scelta. Canterò. Venus? Se volessi suonare, che strumento suonerei? Beh, devi tenere a mente che mentre Deuce e Operetta hanno diritto ad avere degli strumenti normali, voi dovete trovare un modo per produrre del suono. Un po' come degli artisti di strada, non so se ti conviene. A questo punto preferisco cantare, anche se non sono esattamente una cantante. Va bene. Tu che cosa decidi di fare, Laguna? Io non tenterei di cantare, non so che cosa ne uscirebbe. Mi improvviserò musicista. Ok, Spectra? Io decido di cantare, anche se con questa voce non so che cosa ne potrà uscire. Ok, avete 3 ore di tempo per preparare il vostro spettacolo. Buona fortuna! Ciao! Vi ho lasciato la tastiera e la chitarra. Spero che le userete bene. Mi dispiace perdenti, la vittoria è già mia. Datemi una chitarra in mano e potrò stupirvi di sicuro. Beata te che sei così sicura di vincere, io non so bene come far funzionare questa cosa. Forse potrei darti una mano. Vai via, Venus, non provare a sabotarmi. Uffi! Venus, ti sei dimenticata che tu devi cantare? Lo so, ma penso di non essere in grado di fare neanche quello. Tu che canzone hai scelto, Frankie? Ci sto ancora pensando. Non me la cavo male con il canto. Tu? Ah, è una scelta molto difficile. La mia voce non si presta bene a molte canzoni. Accidenti, adesso chi me lo presta uno strumento musicale da suonare? Ho avuto un'idea, vado in cucina a prendere alcune cose. La 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 la. La mia voce è completamente fuori posto. Lo che non te la stai cavando bene, hai bisogno di una mano? Non ho bisogno di una mano, Spectra. E il fatto che abbiamo fatto pace non vuol dire che adesso mi devi essere sempre attaccata. Va bene, scusa. Volevo solamente aiutarti. Se al cielo Nefer ha lasciato una radio, così posso esercitarmi più facilmente. Oh, sì, accidenti, non mi ricordo come faceva quella canzone. Do, la, sol. Dius, disturbo? Ah, Frankie, che cosa c'è? Niente. Non che mi dispiaccia, ma prima nel dormitorio mi hai dato buca e adesso vuoi parlarmi? Cos'è, non sei più arrabbiata con me? Beh, sì, lo sono ancora, ma mi rendo conto che hai un motivo per essere arrabbiata con me. Sei scioccato di quello che ti ha detto Peretta e io avrei fatto lo stesso se fossi stata in te e ti devo delle spiegazioni, è vero, è colpa mia. Va bene, sono tutto orecchi. Beh, vedi, Jackson. Ah, come so suonare bene! Caspita! Hai detto qualcosa, Frankie? Non si sente niente? Lascia stare, Operetta lo sta facendo apposta. Scusate se le vostre voci sono coperte dalla mia musica, ma è troppo potente. Ad ogni modo, stavo dicendo che... Sai che c'è? Mi sono scocciata di spiegartelo. Ma, Operetta, la vuoi finire di interferire tra me e Frankie? Non te ne do il diritto. Questo è il ringraziamento per il fatto che ti ho detto tutti i suoi segreti? Ah, non c'è proprio riconoscenza in questo mondo. Venus, guarda che cosa ho trovato in cucina. Una pentola e 2 piatti? Già, esattamente. Li userò per produrre un suono unico e originale. Pensi che a Nefera piacerà? Laguna, voglio essere sincera con te, non credo che hai molte possibilità di vincere se cercherai di suonare con quegli oggetti.
Beh, non ho altra scelta, Venus. Non so che altro suonare. Tu come te la stai cavando? Beh, abbastanza bene. Vuoi sentire qualcosa? Non ti conviene, Laguna, non ti conviene. No, grazie, sto bene così. Vado a provare la mia musica. Che canzone potrei scegliere? Forse, se non riesco a far capire certe cose a Zeus con le parole, potrei cantare una canzone dedicata a lui. Sì! Ok, mostro campeggiatori, preparatevi. Tra 5 minuti inizia lo show. Come prima non ve l'ho comunicato, lo farò adesso. 3 di voi hanno deciso di cantare, gli altri 3 di suonare. Ciò significa che per ogni categoria ci sarà un vincitore. Quindi, dopo la sfida di oggi, saranno 2 le persone ad avere l'immunità, proprio come la scorsa sfida. Impegnatevi! Beh, per come siamo combinati, ho l'immunità. La mia voce è arrugginita come le mie catene. Venus, dici che ho qualche possibilità a battere Operetta? Hai le stesse mie possibilità. Bene! Che sono uguali a 0. Frankie, buona fortuna. Anche a te. Tempo scaduto, mostro campeggiatori. La prima categoria ad esibirsi sarà quella dei musicisti. Andremo in ordine. Operetta, Zeus, quelli che hanno avuto l'immunità la scorsa volta, e infine Laguna. Cominciamo subito. Vai, Operetta. Questo pezzo lo dedico a tutti voi perdenti, che rimarrete a bocca aperta quando avrò finito di suonare. 3, 2, 1, via! Wow, è veramente brava! Beh, lei è la figlia del fantasma dell'opera. Deve esserci almeno una cosa che sa fare. Oh oh, mi sa che sarà proprio difficile batterla. Ottima prova, Operetta. Basta così. Zeus, facci vedere di cosa sei capace adesso. Ah, spero di non fallire miseramente. E bravo! Già! Ma perché si è fermato? Ti sei dimenticato le note, Zeus? Accidenti, la mia memoria è proprio corta. Che cosa veniva dopo? Accidenti! Hai 3 secondi di tempo per ricordarti le note. 3, 2, 1... Tempo scaduto! Mi dispiace, Zeus, la tua esibizione finisce qui. Hai suonato molto bene. Peccato che non hai proprio memoria. Ma ero sicuro che ci sarei riuscito. Non ti preoccupare, Zeus. La prossima volta andrà meglio. Quale prossima volta? Qui ci manca che vengo eliminato. Mi pentirò di doverlo dire. Laguna, è il tuo turno. Allora parto. Accidenti, Laguna è in difficoltà. Forse dovrei aiutarla. D'altronde è meglio avere alleati che nemici. E se Laguna se ne va, è la fine. Saranno tutti contro di me. Meno male che c'è questa radio. Potrei trovare una musica adatta. Wow! Laguna è davvero brava. Questa cosa non mi convince, c'è qualcosa che non va. È fin troppo brava. Wow, Laguna, devo dire che ci sai fare. Complimenti, hai superato la tua sfida. Andiamo avanti con la categoria cantanti. Wow, non sapevo di essere così brava. Ti ho aiutato io. Ma non dirlo in giro. Che cosa le ha detto nell'orecchio Spectra? Comunque, cominciamo con la categoria cantanti, andando in ordine. Prima canterà Venus, poi Spectra ed infine Frankie.
Venus, è il tuo turno. Ok. Io ho scelto di cantare la canzone Dangerous Woman di Ariana Grande. Facciamo partire la base musicale. Oh, that you got skin to skin, oh my god, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like aiuto! Fermate la musica, questo scempio non si può proprio sentire. Basta, Venus, la tua sfida finisce qui. Andiamo avanti, Spectra. Io ho deciso di cantare la canzone Milk and Cookies di Melanie Martinez. Musica! Devo essere sincera, hai cantato veramente bene, Spectra. Vediamo se Frankie sarà in grado di batterti. Una radio. Da dove è uscita questa radio? Aspetta un attimo. Beh, la canzone che sto per cantare la dedico solo a te, Dius. A me? Sì, quindi ascolta bene il testo della canzone. Musica. Take away your things and go. You can take back what you said. Votare il migliore per ogni categoria. Devo dire, sono molto indecisa tra operetta e laguna. Stavo pensando magari di fare uno spareggio. Non ce ne sarà bisogno, Nefera. Che cosa c'è, Venus? Beh, ho notato che c'è stato un imbroglio. Cosa stai dicendo? Beh, la vedi quella radio? Pochi minuti prima che Spectra iniziasse a cantare, l'ha usata per aiutare Laguna. Che cosa stai dicendo? Voglio le prove. Bene, le prove sono le seguenti. Spectra, per favore, riproduci il penultimo suono che ha emesso la radio. Non penso che ce ne sia bisogno. Spectra? Ah, va bene, lo ammetto, ho cercato di aiutare Laguna, perché era veramente in difficoltà. Accidenti, Spectra, questa è un'infrazione del regolamento, lo terrò presente. Nel votare Laguna e anche nel votare la tua performance. Mi dispiace, Laguna, ma questo vuol dire che tu non puoi vincere. Operetta, a te la vittoria. Beh, non è mica una novità. Quanto riguarda la categoria dei cantanti, io sarei stata indecisa tra Spectra e Frankie, siccome Venus, la tua era una performance veramente... Ma Spectra, tu avendo imbrogliato, non puoi vincere. Per questo, Frankie, vinci tu. E poi devo dire che hai cantato con molta emozione. Venus, me la paghi! Operetta, Frankie, potete tornare nel vostro dormitorio. Non potrete essere eliminati, avete l'immunità. Gli altri, pronti per la cerimonia di eliminazione. Mi dispiace che hai perso, Dius. Ah, non mi interessa così tanto. Sono più preoccupato per il fatto che sia arrabbiata ancora con me. Sono stato uno stupido a credere alle parole di Operetta. Credo a quello che dici tu. Grazie della tua fiducia. Ti prometto che non ti terrò più nascosto niente. Ora me lo daresti un bacio? Ah, solo se sopravvivi all'eliminazione. Ciao! Bedius, sappi che hai perso un'alleata oggi. Venus mi sta cominciando veramente ad andare sui nervi. Per colpa sua sto perdendo tantissime opportunità e tantissime sfide. Se ne deve andare al più presto possibile. Sì, le sfide del reality sono molto toste, ma conquistare Frankie è stata veramente la sfida più grande. Accidenti, siete talmente pochi che quasi mi fate pena e non vorrei eliminare nessuno di voi. Ma lo farò comunque. I nomi che chiamerò sono delle persone che si salvano per stasera. Deuce Gorgon, complimenti. Grazie, Nefera.
Venus, anche tu sei salva. Me lo aspettavo. La tua performance poteva andare meglio, ma anche peggio. Laguna, Spectra, una di voi è stata votata più dell'altra. Quella che si salva tra voi è... A grande sorpresa, Spectra Wondergeist. Meno male. Mi dispiace così tanto, Laguna. Io volevo salvarti, lo sai. Lo so, Spectra, non è colpa tua. Venus, io pensavo che fossimo amiche. Sì, anch'io lo pensavo. Ma lo sai com'è, siamo in un reality show. Lo so. E ti perdono. Tanto so che rimarremo lo stesso amiche. Stai scherzando, Laguna? Wow, hai proprio un buon cuore. Se Operetta starà guardando questo video... Beh, Operetta, ormai non ci sarò più in questo reality. Ti lascio campo libero. Se ti chiedo un ultimo favore, ti affido Nettuna. Trattala con cura. E mi raccomando, non ti spaventare se qualche volta ti mordicchierà. Ok. Ciao, Laguna. Ciao, Dius. Ciao, Spectra, mi mancherete tutti. Basta smancerie. Buttati giù. Sarà come fare un tuffo nel vuoto. Ad ogni modo, che cosa succederà nel prossimo episodio di A Tutto Monster Reality, ora che sono rimasti in gioco solamente 5 concorrenti? Io sono Nefera Denail e avete visto A Tutto Monster Reality! From the dead.